Come e quando nascono le due confraternite che animano i riti della Settimana Santa di Taranto e come vengono spesi i soldi delle tanto discusse gare e perché si svolgono, ce lo spiegano i due priori della Addolorata e del Carmine. Confraternite dell'Addolorata e San Domenico nasce nel 1670 con la denominazione, la prima denominazione di San Domenico in Soriano. Attualmente la confraternita consta di 1600-1700 confratelli. È variegata la richiesta sia per l'età e sia per, diciamo, chiamiamola per la professione. Per statuto bisogna avere 16 anni, sino ai 60. La confraternita del Carmine nasce nel 1675, è stata fondata dai padri carmelitani qui in questa chiesa dove ci troviamo. Quasi 2800 iscritti, siamo tantissimi, siamo felicissimi di questa grande richiesta di adesione, significa che riusciamo ancora oggi, dopo 350 anni, a essere attrattivi. Già questa chiesa è secolare, questa chiesa nasce nel 300. Negli anni abbiamo cercato ultimamente, con le nostre opere di carità, di essere più vicino a chi ha bisogno. Attraverso le due opere di carità, il Casa e l'Opera Sant'Anna. Qualche priore, mio predecessore, le ha definite un male necessario. Io sinceramente non vedo un male nelle gare. Gli iscritti sono molto di più e quindi è naturale che bisogna fare delle scelte. Seppur ci sono postazioni assolutamente gratuite, noi abbiamo da 35 anni una mensa dei poveri, è stata la prima mensa cittadina, in questo momento per una settantina di persone al giorno. E abbiamo aiutato un paio di confratelli che avevano avuto bisogno di fare delle operazioni chirurgiche ai figli.